Dan MC, l'album s'appelle Man of Honor, et extrait de cet album, c'est le retour du funk avec God Made Me Funky, God Make Me Funky, c'est Dan MC tout de suite sur Radio Golf d'Amour. Buongiorno e benvenuti, mi chiamo Dani MC e adesso vi spiegherò perché vi abbiamo disturbato. E prendete nota perché poi interroghiamo, tengo a precisarlo. E scherzi a parte, il mio nome d'arte Dani MC proviene proprio dal fatto che i miei e tutte le persone che conoscevo quando ero bambino mi chiamavano Dani. E Dani MC è perché mi piaceva la musica black and soul, disco e funk, mi è sempre piaciuto questo genere qua, e nell'hip hop si usava proprio l'MC, e Dani MC ci stava perché la E di Dani MC si pronuncia I in inglese, quindi Dani MC, e da lì è nato questo nome artistico, che tra l'altro mi è sempre piaciuto come genere musicale, sia l'hip hop che la musica black. E quindi ho sempre voluto mantenere questo nome, malgrado poi sia diventato, tra virgolette, questo famoso pioniere della house music per alcuni del settore house. Teniamo presente che comunque tutto nacque in un piccolo paesetto alle porte di Ginevra, dove mio padre negli anni, fine anni 70, così, mi regalò un transistor con cassetta audio, e penso che questo sia il regalo che non avrebbe mai aspettato poi che avesse un iter del genere, perché da quel momento lì io con la musica ho avuto un grossissimo problema, e si chiama amore viscerale, viscerale proprio. Da quel momento lì, infatti, io ho sempre voluto essere nel campo della musica. All'età di 12-13 anni ho iniziato a organizzare io stesso i miei primi eventi alle porte di Ginevra, perché io sono nato quindi in Svizzera da genitori italiani, e ho deciso a questo punto di organizzare questi eventi, vabbè, in piccoli localini. All'epoca ovviamente non c'era né fondi, non c'era niente, però c'era tanto vinile e tanta passione musicale. Ovviamente ho iniziato così, alla più non posso, cercando di inserirmi. Nessuno ovviamente mi dava credito, perché ovviamente non ero nessuno proprio per poter ambire a questo, e praticamente ho iniziato all'Eclipse, che è alle porte di Ginevra, un piccolo localino, e poi piano piano mi sono inserito nei canali del mondo dei DJ shops, perché all'epoca si vendeva la musica nei DJ shops, e negozi di sonorizzazione, di light show, e lì ho conosciuto a Tech Sound, tramite Roberto Ricci, che era un italiano emigrato in Svizzera di Riccione, ho conosciuto anche una persona che si chiama Danelon, che poi è diventato uno dei musicisti con chi ho fatto anche un paio di dischi, e praticamente ho iniziato a fare il DJ in situazioni locali che erano un po' più in voga. Uno di questi era ubicato all'Ancien Palais des Expositions de Genève, che praticamente è dove facevano il Salone dell'Auto di Ginevra, e che era diventata una discoteca, e si chiamava anche Le Palais poi col tempo, e lì praticamente è stato un passaggio tra il periodo Black and Soul, quindi periodo che si potrebbe definire di In Deep Last Night DJ Save My Life, e quel periodo bellissimo dove c'era un misto di tutto questo genere musicale che a me è piaciuto tantissimo, al fatto di includere un nuovo genere, e questo qua si chiamava House Music. Era il periodo di Royal House con Can You Party, che è un brano di Todd Terry magnifico, e in quel periodo praticamente ho visto proprio un genere che mi ha proprio aperto la mente, nel senso che io quel momento lì ho detto questo è il mio genere.
E a questo punto ho cominciato a lavorare anche in certe situazioni che non erano soltanto locali o così, erano anche feste private, serate particolari perché si facevano all'epoca. E quando mi sono fatto un piccolo nome, addirittura il locale più in voga di Ginevra mi chiese di diventare praticamente il resident. Quel locale si chiamava Arthur's Club, che era situato praticamente sotto il Mövenpick 5 Stelle dell'ICC Cointrin, accanto all'aeroporto di Ginevra. E nel privé aveva gente come Alain Delon, Henri Lecomte, Alain Prost, e in quel periodo io facevo il DJ in quel locale che era praticamente il più in voga di Ginevra. Io mi ricordo benissimo di quel periodo perché era un periodo incredibile, perché comunque c'erano delle serate bellissime in giro per la città di Ginevra, questo è vero, tutte belle, tutte veramente nulla da dire. In quel periodo andava fortissimo, per esempio a Ginevra, un certo Mirko Meni, che organizzava degli eventi veramente molto molto particolari e puritani di musica house. Però nel mio piccolo, io nel locale Arthur's facevo una selezione musicale propriamente house. Ovviamente cercavo di accontentare il pubblico, che era il pubblico anche elitario, ma non disnegavo il fatto di mettere produzioni veramente house e di organizzare in settimana, visto che il locale era aperto tutta la settimana, anche degli eventi dedicati al genere house vero. E dopo aver fatto questo passo ho notato che praticamente mi si poteva aprire una carriera anche fuori dai confini di questo locale, che era molto interessante, perché praticamente molti locali, addirittura il concorrente numero uno, che era il Macumba, mi aveva fatto delle proposte che praticamente erano molto interessanti, tenendo conto del fatto che io già al Macumba un po' avevo suonato, avevo organizzato degli eventi in concomitanza con loro. E quindi nel 1994 decisi, in una data comunque particolare, il 1° aprile, di fondare un marchio nuovo, che è questo qua, House Machine. Questi sono gli adesivi che sono finiti praticamente sulle fly case vinile di tutti i DJ del mondo. È un marchio che mi è piaciuto subito, perché praticamente io volevo che ci fosse la parola house, e perché è la denominazione numero uno, era la house music, e machine perché in quel periodo soprattutto il genere era più improntato sul discorso underground, quindi viaggiava un po' come una macchina, e anche perché la house music di quel periodo era fatta in modo abbastanza macchinoso, ai computer, primi computer, ai dettagli un po' strani, e comunque ci stava. E ho deciso di farlo il primo di aprile 1994, e adesso ve lo dico anche il perché praticamente mi sono detto: allora, se questo prodotto non andrà avanti, potrò dire ho scherzato, 1° aprile, pesce d'aprile. E invece esiste dal 1994 ad oggi, quindi gli anni sono passati e quindi siamo ancora qua. Devo dire che l'ho fondata questa ditta qua con l'ausilio anche di un mio carissimo amico che avevo conosciuto tramite le serate, tramite la radio M40, e praticamente è una persona che aveva la stessa passione della mia, si chiamava Daniel Co, si chiama ancora tuttora Daniel Co, MRF all'epoca era il suo nome d'arte, adesso si fa chiamare Dico, e adesso se ne dà un altro, non sono aggiornato, scusa Daniel. E poi quello che voglio dire è che praticamente siamo partiti con un prodotto che era un programma in radio, su una radio, all'epoca era una radio di Bergamo che era Lady Radio 105, che era una radio che trasmetteva in tutta la Bergamasca, e poi da quella radio io ho fatto un po' il discorso di Match Music, ma a livello radiofonico, appoggiandomi su tantissime radio, prima in Italia, poi in Svizzera, poi in Francia, e si è allargato, è diventato una cosa incredibile, perché praticamente queste puntate di House Machine, quindi come potete vedere si parla di cassette audio, praticamente le spedivo, questo è il primo format,
con il numero di telefono svizzero che non esiste più, e le spedivo praticamente in giro per un sacco di paesi. E dopodiché col tempo praticamente mi sono accorto che potevamo anche organizzare degli eventi con questo marchio, e abbiamo cominciato a organizzare un sacco di eventi con questo marchio, visto che la popolarità dei programmi in radio si faceva notare sempre di più, e gli adesivi venivano attaccati a tutti i flight case contenenti i vinili dei DJ. E allora a questo punto abbiamo anche deciso di fare di questo programma non solo un programma di mixati, ma è diventato un programma dove c'erano un sacco di informazioni dedicate alla house music. Cioè c'era il DJ guest, che era l'ospite internazionale o nazionale, dove io presentavo il guest, e poi mettevamo un suo set musicale che aveva praticamente o registrato lui in una serata, o addirittura che noi avevamo registrato in una serata che abbiamo fatto con lui a Ginevra, perché a questo punto io organizzavo degli eventi a Ginevra, perché ero tornato su Ginevra e mi ero appoggiato su uno studio che era quello di Mirko Meni, che è diventato anche lui socio. Quindi a questo punto eravamo io, Daniel Cao, quindi MRF DQ, e Mirko Meni a occuparci di questo programma in radio. E siccome Mirko a questo punto aveva anche un club molto noto che si chiamava CPM Club, e aveva anche un negozio di dischi che era UDM a Ginevra, praticamente noi di tutto questo potenziale di artisti, DJ, cantanti che venivano al locale, venivano al negozio di dischi, ci dedicavano ai dischi, li suonavamo nel programma in radio, il programma in radio diventava sempre più popolare e a livello internazionale, perché più cresceva il discorso del locale o del programma in radio, più gli artisti volevano partecipare al programma in radio, e allora erano anche disposti a venire nel nostro locale a fare quello che c'era da fare, nel senso le interviste, ed essere promozionati tramite questo incredibile mezzo che è la radio, e che mi ha permesso di fare parte di quelli che si possono chiamare adesso i Pioneers of House Music, perché House Machine è stato sicuramente uno dei marchi più importanti. Io questo non lo dico perché voglio vantarmi, ma praticamente nel 2000 c'è stato un riconoscimento proprio dall'UNESCO. Se andate a vedere il sito housemachine.com, c'è proprio una dedica tra le fonti utilizzate per descrivere il body and soul of. The Body and Soul of Club Culture, ok? Praticamente su questo articolo dedicato dall'UNESCO al mondo della notte, tra le fonti, l'unica fonte italiana è House Machine, e quindi la credibilità di House Machine diventò veramente molto importante, anche perché tra l'altro in quegli anni noi abbiamo vinto il premio dell'Italia che lavora, e tra le altre cose abbiamo anche fatto un tour mondiale nel 2000 praticamente su tutte le radio che trasmettevano questo programma House Machine, che pian pianino è diventato con altre custodie, ecco questa sarebbe l'altra custodia, e poi diventò addirittura su forma CD come questo. E praticamente noi in quel periodo lì ci appoggiavamo su questo programma radio che andava veramente forte. Tra l'altro le radio internazionali ci mandavano i loro stacchi nella lingua madre loro, cioè avevamo quindi nel programma radio degli stacchi fatti in inglese, francese, lituano, spagnolo, portoghese, tutte le lingue del mondo erano collegate a un programma dove in pratica io spiegavo la house in italiano e anche in inglese e anche in francese, ed era un programma cosmopolita in tutti i sensi, e questo ci ha permesso anche di fare quindi degli eventi gemellati con quelle radio. E nel 2000 io mi ricordo che ho fatto veramente un tour quasi mondiale, anzi c'era proprio la pubblicità che si chiamava World Tour, e ho fatto i 5 continenti, però ovviamente eravamo ancora in situazioni dove la house non era esplosa come poi esplose fino al 2003-2005 così, però allo stesso tempo le situazioni belle c'erano, e addirittura alcune erano con
dei gemellaggi di scuole universitarie che insegnavano l'italiano. Allora a questo punto io andavo là a fare da maestro in queste scuole e praticamente spiegavo il mio mondo del DJ World in italiano tramite il mio programma in radio che era diffuso dalle loro radio universitarie. Tutto questo per dire che addirittura ho fatto anche da professore nella mia scuola a Ginevra, dove in pratica mi hanno chiesto di fare la presentazione di questa nuova forma di lavoro che era il DJ, e quindi per me è stata forse una delle più belle esperienze della mia vita ritrovarmi dietro al banco del professore a parlare davanti a studenti del mio liceo, ma allo stesso tempo tra gli studenti c'erano i miei professori e questi qua che all'epoca addirittura dicevano di me che dovevo smetterla di mettere due dischi perché praticamente la musica è la musica ma il lavoro serio è qualcos'altro. È stata una bella rivincita. Detto questo, il tempo quindi mi permise di affinare ancora questo programma fino a diventare un programma che veramente come programma radiofonico ha avuto un percorso internazionale incredibile, perché praticamente ricevevamo tutte le settimane nel nostro studio non so quanti CD di qualsiasi etichetta discografica, di qualsiasi DJ noto o non noto, tutti volevano far parte di questo programma in radio. E quindi in quel periodo lì noi tra l'altro suonavamo tantissimo come DJ ovunque in Italia. Io devo dire che come curriculum, se vado a vedere, sono molto fiero e orgoglioso di quello che ho fatto, perché comunque abbiamo potuto come marchio House Machine lavorare in locali storici quali Red Zone di Perugia, per citarne uno dei più belli in assoluto, perché lì è proprio era un locale a sé. E però se dobbiamo parlare veramente di locali storici, c'era anche l'Underground City, il Prince di Riccione, il Pascià di Riccione, quindi il periodo di Riccione più bello. E poi c'era anche il Crossover di Torino, c'erano tantissimi locali italiani, ma anche all'estero. Io ho suonato per esempio il D-Club di Losanna, che secondo me è uno dei più belli come anche struttura, perché praticamente era un vecchio cinema che si chiamava ABC, e Oliver Fischer e Gianluca Cipollat l'hanno rilevato. Prima c'era anche un altro ancora. Comunque l'hanno chiamato D per il fatto che è ABC D, ed è un locale spettacolare. E lì ci ho suonato grazie anche a il fatto che ero molto amico di un certo Eric Grosjean. Eric Grosjean è ovviamente il personaggio secondo me elvetico più importante, perché è l'unico secondo me che ha una cultura musicale extra, è il migliore. Lui lavorava per Couleur 3. Infatti noi come programma in radio siamo andati come House Machine in italiano su una radio di stato svizzera francese, siamo andati proprio su Couleur 3 nei Métissage, il programma di Eric Grosjean. È stato veramente un momento bellissimo, perché pochi, quasi nessuno aveva un programma internazionale come il nostro su questa radio nazionale. A livello italiano però siamo anche stati su delle radio molto importanti, tra l'altro i miei mixati sono finiti anche su Radio Rai Underground Nation, e me lo ricordo benissimo perché in quel periodo lì c'era veramente un enorme fermento, e forse l'Italia era nei primi tre paesi più importanti, anche perché in un'intervista che io feci a Tony Humphries, lo stesso Tony Humphries mi disse che in pratica senza l'Italia saremo in trouble. Quindi dopo questo grande periodo storico del clubbing internazionale e anche italiano, io che mi occupavo come, se vogliamo, agenzia di programmazione di un sacco di locali a livello italiano e internazionale, io mi sono reso conto verso il 2003-2005 che il clubbing stava per affrontare un periodo molto brutto, ed è per questo motivo che
decisi di cambiare un po' rotta, nel senso che cercavo di trovare altri modi di poter vivere di questa passione, perché il clubbing era sempre più difficile come periodo da affrontare. E se dobbiamo essere sinceri, io per un bel po' di tempo ho lavorato quindi più in serate private, multinazionali, banche private, ho fatto molto più in quel contesto lì, che era praticamente un contesto che era tramite i canali di conoscenze di personaggi che frequentavano i privé dei locali dove io facevo il DJ, che mi avevano imbarcato in questo nuovo settore. E allora il clubbing che avevo conosciuto lo stavo mollando, perché lì non era più come ai tempi del grande Sid di Rimini o il Night Wave, dove avevo avuto anche uno stand come House Machine. Quel periodo lì si stava praticamente sgretolando tutto, e allora non era più interessante, insomma, continuare su questa via qua se si voleva vivere di questa passione, anche perché stavano arrivando delle ondate televisive, mediatiche e di bassissimo livello musicale, artistico, culturale. E siccome io questa passione l'ho fatta proprio perché ce l'avevo proprio dentro, questa cosa qua musicale, viscerale, artistica, io non ho mai apprezzato questi che lo vogliono fare il DJ per una questione di fashion. Io ce l'avevo proprio dentro, e allora se volevo poter vivere ancora di questo, per forza dovevo trovare un'altra via, perché in quei mondi lì arrivavano certi personaggi che con la musica non c'entravano nulla. E quindi in quel periodo lì facevamo tantissimo business, soprattutto in Italia, però allo stesso tempo io continuavo anche a suonare all'estero, perché ad esempio ho avuto l'onore di essere uno dei DJ che lavorava per la Swiss Expo 2002, sempre grazie a Eric Grosjean, e questa cosa mi ha permesso comunque di conoscere sempre e di sempre avere un piede internazionale in tutte le cose che facevo. Dopodiché io, che non ho mai prodotto granché come musica, ho prodotto un disco sì nel 96-97 con Steve Mantovani e Gian Piero Mendola e Daniele Mad, sotto etichetta USD Selecta, un vinile Boss Machine Tracks, sì, è andato in classifica su Italia Network, periodo d'oro, tutto quello che si vuole, però non mi sentivo l'animo di un produttore. E un giorno il titolare di questo studio, dove stiamo facendo le riprese, Manlio Cangelli, mi venne a trovare nel mio ufficio che avevo a Bergamo e mi disse: ma perché non facciamo un disco insieme? E lui aveva uno studio bellissimo, che potete anche vedere, è veramente uno studio veramente molto molto curato, e così è nata la mia voglia di iniziare a fare il produttore. Abbiamo iniziato, primo disco Many Moves of DJ, che è un doppio CD che praticamente mi ha permesso di fare una prima gettata di cemento di quello che era il mio genere, e praticamente mettendoci dentro tutto lo stile soul, funk, fusion, house, è un po' un misto, infatti Many Moves of DJ. E una traccia è stata presa anche dalla Baileys addirittura, come spot pubblicitario radiofonico nazionale italiano. Dopodiché l'anno dopo ci abbiamo talmente preso gusto che ho fatto subito un altro album, sempre qua, si chiamava Attitude, aveva un brano abbastanza forte che si chiamava Babylon, che praticamente è stato preso da un francese di nome Shaft, che conoscevo perché praticamente lui vendeva anche il nostro merchandising House Machine, e sì, abbiamo fatto anche un merchandising, e questo merchandising lui lo vendeva nel suo DJ shop a Nizza, e da lì io ho conosciuto un certo Didier Vanelli, che è suo amico, e con lui abbiamo cominciato a collaborare. E infatti sul terzo album che ho fatto sempre in questo studio, alcuni remix di tracce mie storiche le ha fatto proprio Didier Vanelli. Dopodiché questi album hanno fatto comunque parlare abbastanza di me nel contesto, se vogliamo, delle etichette discografiche, tant'è che Daniele Mann mi contattò e mi disse che il proprietario della Molto Recordings, che era la label, forse lo è ancora, più importante della dance in Italia, mi voleva come produttore per un album da fare da loro. E a questo punto quindi conobbi Robbie Groove, e abbiamo deciso
di lavorare su un nuovo album. Io non avevo neanche un pezzo, però ho firmato subito il contratto perché mi ha detto: il prossimo album lo fai con noi. Il prossimo album quindi si chiama a questo punto Rara Eleganza, ed è stato un album incredibile, perché questo album ha avuto un sacco di brani che sono finite proprio nelle charts internazionali, e lì a questo punto non solo come DJ ma anche come produttore mi facevo conoscere abbastanza bene. E tra l'altro alcuni brani di questo album sono stati remixati da Jamie Lewis per Believe, per Freak Your Body, che è il brano che ha avuto più successo in assoluto di quell'album lì. I remix sono stati fatti da Bobby and Steve a Londra, tra gli altri, e addirittura questo brano è stato veramente piazzato ovunque, ma veramente ovunque, sia a livello internazionale che nazionale. A livello nazionale è stato addirittura preso dalla compilation più venduta in Italia, che era la Papete Compilation, e quindi quando quel brano lì è uscito con un successo del genere, praticamente ho saputo che c'era l'interesse di fare il prossimo album sotto joint venture della Motor Recordings e Universal Music, e la stessa joint venture della Papete Beach Compilation. E allora ho cominciato a studiarmi un nuovo album, però a questo punto con dietro la spinta di una major. E mentre stava uscendo il remix di Terry Hunter di Sexy Fantasy, andai in Sicilia a fare una serata, e quando sono stato là mi sono detto: il nome migliore è Man of Honor, perché secondo me era proprio uomo d'onore, era proprio il testo migliore per un disco house italiano, perché il genere che io faccio me lo sento proprio italiano, e lo facciamo anche con, a questo punto, dei video fatti in un certo modo. Lo volevo proprio, questo progetto, fatto veramente con i sacri canoni, come l'avrei sempre immaginato nella mia mente da quando sono bambino. Strada facendo, però, ho anche pubblicato un libro che si chiama Dubbi Notturni, un DJ in cerca di etica, su una casa editrice di Vicenza. Tra l'altro io all'inizio non pensavo che avrebbero mai preso nessuno questo libro, ma invece alla prima mi hanno accettato subito la pubblicazione di questo libro, e è uscito nel periodo di uscita di Rara Eleganza. E siccome è andato bene, mi è stato proposto di fare anche la pubblicazione del secondo libro, quindi con distribuzione Universal, nel cofanetto di Man of Honor. E allora ho messo in piedi una situazione di contatti miei, tra i migliori che avevo, tra grafici per fare la copertina, che è veramente spettacolare, ma non lo dico io, me l'hanno detto tutti, perché è fatta con dei modi un po' particolari, che ha quindi all'interno anche il libro, ha un doppio CD con libro, e praticamente le canzoni sono state fatte, perché io le definisco proprio canzoni, visto che lì devo dire che ci ho messo praticamente tutti gli artisti che ho conosciuto nella mia carriera, quelli più validi e quelli che mi potevo anche permettere, che mi hanno permesso di fare un prodotto che secondo me rimane comunque evergreen. Infatti di questo album sono usciti 7 singoli, e sono molto orgoglioso di questo, perché di questi 7 singoli 5 sono dei videoclip. E tra le altre cose, quando abbiamo fatto questi videoclip ci siamo appoggiati su degli amici di Gabriele Gabri Sax Zeppegno, che è il mio sassofonista e che ho conosciuto durante il lancio dell'album Rara Eleganza, proprio a Sanremo, al dopo festival ufficiale, al Victory Morgana Bay. Ebbene, questa persona mi ha consigliato Fernando Crucitti come regista, dopodiché abbiamo avuto un paio di altri, Fabrizio Cuccò, Thierry Weber, che sta dietro la telecamera in questo momento che mi stiamo riprendendo, e comunque tutte persone molto valide, e abbiamo secondo me fatto dei video che rappresentano molto lo stile all'italiana, seria, di fare musica, e allo stesso tempo con musicisti e cantanti che veramente sapevano fare il loro lavoro. Yeah.
praticamente i videoclip che abbiamo fatto sono secondo me stati molto curati con lo stile italiano retro, la dolce vita, Fellini, Mastroianni. Abbiamo voluto veramente ricollocare questo ai tempi del passato in chiave moderna, con una musica che è la nostra, fatta col cuore. E tra i videoclip che abbiamo fatto abbiamo messo sempre delle macchine storiche italiane, lo stile all'italiana, ma tra l'altro andando con i video, con la produzione di questi video, devo dire che una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che all'ultimo video addirittura abbiamo avuto con noi l'adesione della Fondazione Sardegna Film Commission, con ambientazione addirittura in Costa Smeralda, in un territorio che conosco molto bene perché io ci ho anche lavorato a livello turistico, e praticamente è stato bellissimo perché abbiamo fatto delle riprese nei contesti più elitari, più belli in assoluto di questo magnifico territorio. E tra l'altro abbiamo anche fatto delle riprese nella piazzetta di Porto Cervo con una macchina in movimento, e devo dire che se devo essere sincero, tutto questo percorso musicale artistico mi ha permesso comunque di viaggiare tantissimo. Si parla di 100.000 km l'anno in macchina, più voli aerei, traghetti. Ho fatto delle stagioni incredibili con questo con questa mia passione musicale per la house music, anche se gli ultimi due brani dell'album Meno Fono, perché Meno Fono ha un po' di house, che sarebbe il 70%, ma ha un po' di black and soul, perché me lo sento comunque sempre come genere, cerco sempre di piazzarlo anche nelle mie serate da DJ. Ebbene, devo dire che questo mondo musicale mi ha permesso comunque di togliermi tantissime belle soddisfazioni. Ora, perché me lo chiedono tutti, quando è che esce un prossimo disco, quando è che fai il prossimo video, quando è che si sente ancora parlare di Dani MC, perché è circa da un anno che non faccio più nulla. E poi c'è anche gente che mi dice: cosa sarà del clubbing che tu hai conosciuto? Beh, io direi che, per quanto riguarda umilmente me, francamente al momento non saprei esattamente cosa verrà fuori da nuove produzioni di Dani MC. Sicuramente non farò più un genere musicale basato sulla house, ma io non so fare altro che black music, quindi sicuramente potrebbe essere house, soul, funk, hip hop, va bene. L'unica cosa che posso dire è che se lo dovessi fare, se dovessi proseguire, penso che lo farò sempre con la stessa passione, ma devo studiare bene, perché questo periodo è molto strano per la musica, perché la musica sta vivendo forse il periodo più tragico, e lì non si parla più solo di house, si parla proprio di periodo tragico artistico culturale. Per quanto riguarda invece il mondo del clubbing, io credo che purtroppo sia definitivamente morto e sepolto. L'ho detto più di una volta, anche su Facebook, così, per me non ha più scampo. Il vero clubbing che abbiamo conosciuto, purtroppo, è andato a male. Non c'è più nulla da fare. Abbiamo tentato di fare con il mio amico sassofonista Gabriele Zeppegno un tour estivo così, e ci siamo accorti proprio della mancanza di cultura generale, del fatto che sono tutti improvvisati, o quasi, e che in pratica comunque non c'è più la passione, cioè è finita, questa era è finita. Io credo che per quanto riguarda proprio il contesto musicale, artistico, culturale, se non c'è un cambio di rotta sarà molto difficile, ma non parlo solo di house, a questo punto proprio nel calderone sono finiti tutti i generi. Purtroppo l'arte, la cultura e la musica stanno vivendo un periodo difficilissimo e non so se ne esce, e per questo motivo che in questo momento io sono molto cauto anche prima di fare altri passi nel contesto musicale, malgrado ce l'abbia nelle vene, perché ce l'ho nelle vene, e però è molto molto difficile. Ecco, questo era lo storico, e adesso vi lascio, ciao. All right. Ooh, yeah. Ooh, freak your body. E da Dani MC è tutto. See ya. Yeah. All right, all right. Da 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 da
stay.